Perché? Perché in studio ci sono due genitori che hanno lottato molto, sono già stati qui, hanno lottato molto per avere la verità e la giustizia su quello che è capitato al loro figlio. Oggi sono di nuovo qui con noi e li ringrazio molto. Loro non amano andare in televisione, ma sono tornati perché finalmente, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, si apre una nuova speranza per una nuova verità su quello che è accaduto al loro figlio Marco Vannini. Ringrazio di essere qui con noi e do il benvenuto ai genitori di Marco, Valeria, Valerio e Marina Vannini. Grazie davvero di essere qui. So che per voi non è una cosa semplice, non amate andare in televisione, ma lo fate, lo avete fatto in questi anni, perché desiderate, avete l'urgenza di sapere cosa è successo in quella casa, casa della sua fidanzata, quando Marco è morto. Adesso però c'è una speranza, è la speranza di finalmente poter arrivare a una nuova verità. Sì. Noi sono proprio oggi è 17, quindi sono quasi 5 anni che andiamo sulle trasmissioni per mettere a conoscenza di quello che è successo in quella casa, quella maledetta sera. E finalmente, dopo due sentenze che a nostro avviso non erano come volevamo noi, e per 5 anni io chiaramente continuavo a battermi insieme a mio marito dicendo che a noi quello che interessava era la condotta che avevano avuto queste persone in quei 110 minuti, e sembrava come se nessuno ci ascoltasse. E invece io lo chiamo il miracolo, perché per me in Cassazione c'è stato il miracolo. Questi giudici che finalmente hanno letto queste benedette carte e hanno capito, io chiaramente in modo molto semplice lo ripetevo su tutte le trasmissioni, invece loro in modo di diritto, quello che dicevo io, tant'è vero che il procuratore generale nella sua requisitoria dice che ci dobbiamo basare su questi 110 minuti concentrandosi sulla condotta di queste persone che stavano in questa casa perché hanno praticamente mentito e non hanno soccorso Marco, perché soccorso. Quello che dice la Cassazione è che Marco non è morto per il colpo di pistola, è morto perché per 110 minuti non è stato soccorso come doveva. Io vorrei partire insieme a voi dalla sua reazione alle due, diciamo, momenti clou davanti alle due corti. Guardate. Ridetermina per Antonio Ciontoli la pena in anni 5 di reclusione. Revoca le pene accessorie applicate dal primo giudice a tutti gli imputati condannati. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Per cortesia! Ancora finito di leggere il dispositivo, questa è un'interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 340 del codice penale. Scusate, ma sono tanto emozionata che mi tremano le gambe, non ce la faccio veramente, però sono felice che Marco finalmente abbia un po' di giustizia. Io voglio mandare un bacio a mamma mia che sta a casa, poverina, sta da sola. Mamma, avevi ragione te, la preghiera ci ha aiutato tanto, e un bacio grande a mio figlio dall'assù che ci guarda e che vede questa sera quanta gente gli vuole bene, si è riunita tutta l'Italia per Marco, e è una cosa bellissima, bellissima. Grazie a tutti di essere stati qua con noi. Guardi Marina, io le voglio confessare una cosa, io faccio il giornalista, faccio questo programma, non voglio entrare nel merito di quella che sarà la verità che emergerà, non voglio neanche parlare della famiglia Ciontoli, non voglio sapere dove vivono, siamo stati anche in qualche maniera richiamati perché abbiamo detto dove vivevano, ma
A me non interessa, questo lo acclarerà la giustizia. Io sono profondamente turbato nell'avere davanti due genitori che vogliono sapere cosa è accaduto e perché è morto il loro figlio. E penso che fino a quando questa verità non verrà accertata, voi non riuscirete a lasciare andare Marco. E quindi penso che veramente sia questo, no, il motore che vi spinge ad andare avanti in questa battaglia. Beh, io credo che in tutto c'è una logica, a modo mio io la penso in questo modo. Cioè, Marco, se è riuscito a sopravvivere tanto tempo è perché lui ha sede di questa giustizia che gli è stata... cioè, loro l'hanno lasciato morire in questa casa, era la seconda famiglia, no? Cioè, lui si fidava di queste persone. Martina, la ragazza, erano tre anni che stavano insieme. Quindi io credo che lui in quel momento si è sentito abbandonato e tradito dalla famiglia che lui credeva che l'amassero. Invece non si sono rivelati in questo modo. Quindi noi... io sono un po' commossa perché purtroppo dopo la Cassazione questa speranza che si è riaccesa è troppo forte. E non è una vittoria, perché noi comunque abbiamo sempre perso, perché noi abbiamo perso nostro figlio, però è una luce, perché la verità io non lo so, né io né mio marito se la sapremo mai, perché la verità la sapeva Marco, che non c'è più, e loro che non l'hanno detta. Però la giustizia e il rispetto, perché a Marco gli è stato mancato di rispetto anche nell'appello, perché la vita di mio figlio, come ho detto al giudice, non può valere 5 anni. 5 anni. Durante... quello che è stato il processo in aula, a un certo punto Ciontoli si è rivolto a voi e ha avuto parole di vicinanza. Vorrei farvele risentire, poi torniamo qui. Io sono ben cosciente della stupidaggine che ho fatto e quindi di aver rovinato la vita a tante persone, in primo a Marina e a Valerio, e poi a tante altre persone, tra cui anche i miei familiari, perché, e a me stesso, perché io oggi mi sento un uomo finito, cioè mi sento, per me la vita non ha più senso, per tutto, per l'amore che provo per Marco, per Marina e Valerio, per i miei figli, per tutto. Che effetto vi fa risentire queste parole? Queste menzogne, le possiamo definire. Perché lui che dice che la vita non ha più senso e poi va a chiedere lo sconto di pena, cioè perché non ha più senso? Se tu hai commesso un reato, te devi prendere responsabilità di quello che hai fatto, devi pagare per quello che hai fatto. Non solo già pagavano poco, in più è andato a chiedere pure lo sconto di pena e poi dice che per lui non ha più senso la vita, ma lui sta pensando solo e esclusivamente a farla franca, come con tutta la famiglia, quello che non va. Quella sera Marco era a casa loro, no? Di questa famiglia, a casa della fidanzata, il luogo evidentemente più sicuro che ci possa essere. Mai avreste immaginato che poteva succedere tutto questo? Ma non c'è stato prima qualche segnale, qualche avvisaglia, che qualcosa non andasse, che ci fosse qualcosa non a posto? Che idee vi siete fatti voi dopo tutto questo tempo? Cosa può essere accaduto quella maledetta sera? Ma Noi abbiamo le nostre idee. Secondo noi in quella casa quella sera c'è stata una forte discussione, però tanto alla fine che noi diciamo c'è stata questa discussione, vogliamo trovare un momento o quello che è, oramai ci dobbiamo basare su questi 110 minuti che sono fondamentali, perché lì loro hanno la loro condotta l'inchioda proprio. Quindi se hanno litigato, non hanno litigato, noi siamo convinti che hanno litigato, perché Marco voleva partire a far militare e Martina era gelosissima di questa cosa, però
Martina, appunto. Martina, che era la fidanzata di Marco, che era per voi una persona di casa, di famiglia, più volte ha avuto versioni differenti. Allora, con Deborah Ergas, che ringrazio, la nostra inviata che da anni segue questo caso, guardiamo proprio le diverse versioni di Martina. Io ho visto di quando papà gli ha appuntato, quando gli ha detto la mia mattina, papà ha detto e poi ha detto dello scherzo, e lui ha detto non ti scherza così. Lei in un passaggio dice era destino, ho visto lui quando papà gli ha puntato la pistola e gli ha detto la vedi, là ti sparo. Io ho detto visto perché quando siamo andati in caserma dei carabinieri alla Dispoli ovviamente ho chiesto, volevo sapere da mio padre quello che fosse successo. Io quando sono entrata nel bagno, la prima cosa che ho fatto, ho chiesto a mio padre cosa era successo, non gli ho chiesto il rumore da cosa derivava. E suo padre cosa le ha risposto? Che era un colpo d'aria, che Marco si era spaventato e di stare tranquilla perché si sarebbe ripreso dopo un po'. Lei ha mai sentito Marco urlare? No, non ho mai sentito Marco urlare, per me erano delle lamentele ad alta voce, ma per me non era urlare. Marina, noi abbiamo scelto di non mandare quella registrazione della telefonata perché immagino che per lei sentire è qualcosa di molto forte, lo è stato anche per noi, non riusciva ad andare avanti quando ce ne siamo occupati. Martina si è allontanata da voi, non l'avete più sentita, ecco, quando ripercorre questo film, che cosa pensa di questa ragazza? Martina ci ha ingannato. Martina in casa nostra aveva un comportamento che poi si è rivelato l'esatto contrario di quello che era, perché una ragazza che rimane fredda, io per esempio da mamma, cioè lei è venuta in quell'aula di tribunale a testimoniare, a dire la sua versione, insomma le sue menzogne per quanto mi riguarda, però doveva essere ascoltata, però lì poteva, in quel momento, poteva anche girarsi verso noi e dire scusateci, io purtroppo ero piccola, non mi rendevo conto, che ne so, trovava una giustificazione, no? A quella condotta che ha avuto poi, perché lei non si è fatta più vedere e ha continuato a fare la sua vita. Cioè, quindi è una cosa che tra le tante cose è arrivata, Marco è arrivato al PIT e lei è arrivata 20 minuti dopo, cioè ragazzo della vita tua, 3 anni, cresciuti insieme, io minimo stavo nell'ambulanza con il mio ragazzo o arrivavo nell'immediatezza vicino al mio ragazzo. Naturalmente io tornerò a occuparmi di questa vicenda. E tra l'altro voglio dire a Antonio Ciontro e alla sua famiglia che qualora volessero venire qui a raccontare la loro versione, siamo pronti ad accoglierla come stiamo facendo naturalmente con Ivannini. Vorrei però salutarvi con un pensiero a Marco, a questo ragazzo che noi abbiamo imparato a conoscere purtroppo dopo, ma che voi avete invece vissuto per 20 anni, e quindi lasciamoci con un pensiero su questi 20 anni insieme a vostro figlio. Vorrei chiudere con un ricordo di Marco. Io di mio, per me 20 anni, allora, nessuno mi potrà levare i ricordi che ho di mio figlio, è l'unica cosa che mi resta, e quindi 20 anni con lui, 20 anni pieni, ricchi, e Marco, io adesso ho te davanti e dietro c'è una foto di mio figlio che stava al mare e lui ci sta guardando, ecco, sempre con quel sorriso sbarazzino e da presa in giro, perché lui era un giocarellone. Sì, era scherzoso, era divertente, allegro. Lui ravvivava la casa. Quando stava in casa sentivi la sua presenza anche se non lo vedevi, perché era gioviale, bello, una bella persona. Cioè, io sono il papà e dice... facile che lo dici, lo dicono anche le persone che l'hanno conosciuto, chiunque. Ma io credo che parlano proprio le foto. Le foto, e lasciamoci con questo sorriso di Marco.
Io ringrazio Valerio Vagnini e Marina Conte davvero, vi faccio un grande in bocca al lupo, però anche i miei complimenti per il coraggio e la determinazione che avete avuto. Grazie. Grazie. Lorella. Un abbraccio grandissimo, anche se distante, da parte mia ai genitori.